E a questo punto cominciamo con la conferenza stampa di questa presentazione delle maglie del Napoli. Guido, è il tuo momento. Cominciamo con Sky e Bein Sport. Buonasera, buonasera a tutti. Innanzitutto complimenti perché l'impatto emotivo è evidentemente molto, molto forte. Le due maglie sono sicuramente di quelle che piaceranno alla gente. Ci avete già raccontato tanto in termini di visione, di mission aziendale, ha parlato il presidente, ha parlato da imprenditore. Io però mi rivolgerei, se posso, all'uomo De Laurentiis, chiedendo a lui che effetto le fa guardare quella maglia, vedere il tricolore, che cosa significa per lei un po' di pancia, le chiedo che cosa significa e cosa deve significare guardando avanti relativamente alla prossima stagione. Portare quel tricolore sul petto, cosa? Ma sai, portare quel tricolore è il tricolore rappresenta, dopo tanti anni di lotta dura, di sacrificio, un segno di libertà. La libertà di aver detto: guardate, ci siamo anche noi. E questo, secondo me, è estremamente appagante. E poi questo tricolore ha acceso ancora di più i riflettori sulla nostra già capacità di internazionalizzare il brand Napoli, perché anche prima dello scudetto eravamo arrivati a essere la 18ª squadra del mondo e quindi avevamo superato altre squadre che non avevano subito il fallimento, perché noi non ci dobbiamo mai dimenticare. Io me lo ricordo sempre, che il Napoli non esisteva più. Io, per onorare la storia del Napoli e per onorare Maradona, quando presi il Napoli dalle ceneri del fallimento, non ebbi il coraggio di chiamarlo Napoli Società Sportiva Calcio Napoli, ma chiamai Napoli Soccer, come voi ricorderete. E quindi, con grande rispetto, con grande dedizione, per uno che era abituato a fare film vincenti in Italia, vincenti fuori dall'Italia, è stato come un percorso dove nella vita è bellissimo anche affermare che non si finisce mai di imparare. L'aver attraversato certi territori, ricevendo gli sputi sulla testa e barricandosi negli spogliatoi, da un lato mi faceva sorridere, ma dall'altro lato mi faceva capire che dall'Italia dei comuni del 1200 o degli anni 50 di Campanile Sera poco era cambiato, perché quando prima ho detto noi italiani se la smettessimo con questa invidia invece che con questa nostra ricchezza di avere tantissime regioni che hanno una capacità che non esiste altrove. Io adesso non voglio fare paragoni per non offendere nessuno, ma guardate che vivere nell'altrove è veramente triste. È veramente triste, ma vivere in Italia è un privilegio. Hey Guido. Buonasera a tutti, sono Abdel Majid di Bein Sports. Una domanda, prima domanda al presidente, poi la seconda al presidente del MSC. La prima, un complimento al Valentina per la maglietta, bella maglietta, bel design. E chiedo al presidente se possiamo vedere Osimhen con questa maglietta nella prossima stagione. Assolutamente sì, ve l'ho già detto. Se poi dovesse arrivare una offerta
più che indecente, e allora ce ne faremo una ragione e saremo in grado, come aver scovato Cavara, Osimhen ed altri, di trovarne degli altri ancora. Non vi preoccupate, non vi preoccupate, perché qui veramente c'è la passione azzurra che ci arde nel cuore. Domanda al presidente dell'MSC, perché questo matrimonio con il Napoli? Ma come dicevo a inizio di conferenza, in realtà è un matrimonio iniziato tanti anni fa, nel 2011, è un percorso più che un matrimonio. Un percorso, noi siamo gente di mare, tracciamo una rotta, incominciamo a navigare assieme e poi, raggiunto un obiettivo, ce ne poniamo un altro. Col Calcio Napoli questi anni, dal 2011 a oggi, sono stati anni molto intensi, meravigliosi. Adesso parlo un po' più sotto il profilo aziendale. MSC Crociere è diventato leader in molti dei mari del mondo. Questa opportunità ulteriore di tracciare una new era, una seconda rotta assieme al Calcio Napoli, ci ha entusiasmato. Pensiamo che in questa idea di internazionalizzazione un'azienda come MSC si presti perfettamente. Nel video si vedeva mare, il mare che da Napoli parte per portare persone, per portare messaggi e nel caso specifico per, speriamo insieme a MSC, fare sempre più grande questo Napoli. Quindi tu riporterai i giornalisti a Jeddah? Con grandissimo piacere. Bene, vai Guido. France Press e poi Mediaset. Salve, avrei una domanda per il presidente De Laurentiis. Volevo sapere se il Napoli, dopo aver conquistato il titolo in Italia, è pronta questa stagione magari per fare quel salto in più per conquistare un titolo anche in Europa. Ma vedete, qui non si devono fare, visto che siamo su una nave, promesse da marinaio. Noi abbiamo un nuovo allenatore del quale io ho ampia fiducia, se no non l'avrei scelto. Un allenatore che ha anche esperienza al di fuori dell'Italia. Però noi siamo in ricostruzione, nel senso che abbiamo dei giocatori importanti che hanno collaborato tutti, senza esclusione alcuna, per vincere questo tricolore. Però voi mi insegnate che quando una persona è appagata, forse il sacro fuoco all'interno, in maniera involuta, si spenge, senza che ce ne sia una specifica ragione. Allora, dov'è il mio compito questa prossima stagione? Di essere molto, ma molto, ma molto vicino alla squadra, per cercare di riaccendere ogni momento che la fiammella si riduce, questo fuoco sacro della competitività. Io non vorrei che si considerassero sazi e arrivati. E è chiaro, io per esempio alle 18 incontrerò per la prima riunione effettiva, anche se abbiamo parlato a lungo in questi giorni, con Garcia e con i nostri scouter. E quindi già abbiamo una lista di interventi, per cui sappiamo anche che abbiamo dei giocatori che sono arrivati un po' alla fine del loro percorso, perché hanno un anno di scadenza. Allora lì io devo decidere se allenarli durante il periodo del ritiro o se non allenarli per obbligarli a trovare altri lidi. Non fraintendetemi, io non voglio fare il cattivo con nessuno, ma poiché questi signori sono dei giovanotti in giovane età e spesso sono preda di agenti famelici che
non capiscono che attraverso la loro attività, che io ritengo stupida, inefficace, assolutamente contraria al vivificare di un atleta, allora io dico, vabbè, a voi vi sta bene così? Ok, avete trovato pane per i vostri denti, io non ho bisogno di nessuno, posso anche mettervi a dormire e pagarvi a vuoto, però quando per un anno non avrete giocato, forse le vostre azioni varranno di meno, forse l'ambizione di giocare in una squadra del livello del Napoli non si manifesterà, e allora guardandovi allo specchio direte: sono stato un povero stupido. Guido, non stupido Guido, Guido dai la parola, scusa. Eccomi, buonasera Presidente, buonasera a tutti. E durante la presentazione di questa maglia con lo scudetto, che è stato il frutto di un grande lavoro suo, dei dirigenti, della squadra, avete fatto anche accenno ad un'altra squadra che non è stato pronunciato il nome. Volevo chiedere, visto che uno dei suoi collaboratori Giuntoli è andato alla Juventus, se si aspettava nelle sue dichiarazioni questa juventinità dopo 8 anni di Napoli? No, non me l'aspettavo proprio, mi ha preso di sorpresa. Avessi saputo prima, forse me ne sarei liberato prima. Presidente, buonasera, un saluto anche ai suoi ospiti. Lei, parlando in sede di presentazione di queste maglie, dell'immagine del Napoli, di volerla divulgare ancora più nel mondo. Parlando anche di mercato, quello giapponese, mi riferisco a Ikatura, potrebbe essere una nuova strada da percorrere? Sta in cima ai miei pensieri. Il problema è trovarne uno che abbia quella rispondenza al ruolo che gli si vuole affidare. Dipende se fosse un tornante, se fosse un difensore centrale, se fosse un terzino destro, se fosse un centrocampista. Cioè ogni ruolo avrebbe delle connotazioni talmente diverse per essere corrispondenti a ciò che necessita il Napoli in quel determinato ruolo, che ha avuto degli epigoni che sono difficilmente replicabili. Secondo me l'errore che i miei scouter ed io e l'allenatore non dovremo fare, e in questo gioca positivamente il fatto di avere un allenatore nuovo, è di cercare una qualità identitaria con chi non c'è più o chi non ci sarà più, perché la replicabilità lascia sempre la bocca amara, perché nessuno è replicabile. Ognuno ha, per carattere, per formazione, per capacità atletica, delle caratteristiche, anche minimali, differenti, che fanno poi la differenza. Ma lei che voleva sapere chi compravamo, perché poi terra no, terra, ma non hanno di queste curiosità, no, che... non sono ma io gioco queste cose, no, anche gioco. Sul mercato giapponese, se comprare un giocatore è visto anche nell'ottica del marketing. No, giapponese, gliel'ho detto, a me piacciono molto i giapponesi, lo sto dicendo da una vita, ho detto ne va via un coreano, pigliamo un giapponese, però poi bisogna trovare in quale ruolo e se ha le caratteristiche giuste per giocare con gli altri. Io non vorrei abbandonare il nostro 4-3-3, non voglio passare per il 4-2-3-1. Noi abbiamo un centrocampo fortissimo e con un centrocampo fortissimo noi dobbiamo rimanere, perché con un centrocampo fortissimo funzionerà meglio anche la difesa. Scusate, questa però è la conferenza stampa della maglia e degli sponsor, cosa che voi sapete. Ora, se si fa la domanda se Osimhen avrà la maglia del Napoli, ci sta, però non trasformiamo in una... Allora facciamo una cosa, Nicola, invitiamoli ad un'altra... Ma sono a Di Maro, tra pochi giorni ci saranno, sì, tutti... Sì, ma loro a Di Maro dovranno fare una conferenza stampa con il mister. No, e poi la se fanno vogliono anche parlare di mercato, ne devono parlare con me, e quindi ne parleremo se vi va,
Venerdì io sono a Milano per il problema delle vendite del prossimo nei ciclo. Prossimi giorni. Allora, nei prossimi giorni vi faremo sapere, e quindi se voi vi comporterete bene, non è una minaccia, è una sollecitazione cortese, e farete degli articoli sulle nostre maglie, io vi aprirò la porta di una conferenza. Ma gli articoli stampa li faranno, ad hoc, li faranno per quanto le riguarda sono una le idee notizia. Sul futuro calcistico. Non perché se vi comporterete male, io mi conoscete, sono un uomo anche difficile, mi chiuderò a riccio e non vi aprirò la porta. Guido. Sì, non sono stato fortunatissimo adesso a dover farla. Presidente, buonasera. Noi siamo a bordo di una nave, lei ci ha sempre indicato il percorso e il traguardo, il percorso era stato entusiasmante, adesso però che è arrivato anche il traguardo scudetto, dentro di sé ha una vision su un nuovo traguardo, dove ci porterà? Ma noi traguardi... Volevo poi fare una domanda sulla maglia Valentina. Noi traguardi sono quelli delle maglie, e allora perché noi siamo partiti con queste due maglie? Il traguardo nostro è che se prima ne facevamo 13 o 14 è di farne 20 quest'anno, cioè di avere talmente della forza nei confronti dei successi che dovessimo seminare per strada, che ogni successo comporterà probabilmente la creazione di una maglia per un nuovo appuntamento con voi. E a Valentina De Laurentiis? Ma chi era? Radio che schisse che faceva questa domanda stupidina? E vabbè, ma lui non può farne a meno, no, non è più vero, forte di lui. Grazie Presidente, è sempre carino come suo solito. Valentina, volevo farle i complimenti per Grazie. La maglia, e a proposito di maglia, quando verrà svelata la terza maglia? A inizio campionato. Ah, direttamente, grazie. Guido? Sì, eccomi. Mi ha bruciato la domanda che volevo fare alla dottoressa Valentina su quante maglie sarebbero state prodotte quest'anno, ma evidentemente l'obiettivo è di andare anche oltre agli anni passati. E poi, Presidente, non le chiedo di mercato, però volevo sapere se la sensazione è giusta che da quando è arrivato Garcia ad oggi lei sia ancora più convinto della scelta che ha fatto, che questi giorni l'hanno ancora di più convinta di aver fatto la scelta giusta, da come sta parlando in questi minuti. Allora, 4 effettive e la quinta in lavorazione, ed è una sorpresa. Quindi avremo la maglia la home, away, la terza, poi avremo Halloween e la quinta sarà in lavorazione, sì, esatto. È ancora in lavorazione, scusate. Ma io di solito non torno mai sulle mie scelte, e quindi è chiaro che per me oggi Rudy Garcia è al centro del villaggio, e quindi lo supporterò con tutta la mia tenacia, la mia disponibilità temporale, la mia conoscenza e la mia disponibilità anche economica e finanziaria per quello che rimane sempre basato sul rispetto di un bilancio e di un budget che deve essere in primis tutelato. Quindi Rudy Garcia per me oggi come oggi è veramente lo specchio di una scelta dal mio punto di vista felice. Tutte le volte che ci parlo dico: Aurelio ha scelto, credo, l'uomo giusto. Vai Guido. Presidente, grazie dell'invito e complimenti per l'evento. Noi lo sapete, parliamo per 23 paesi della Latinoamerica, tra cui il Messico che lei ha menzionato come possibile posto della produzione per la maglietta. Essendo il Napoli un caso più unico che raro di non fornirsi dei grandi nomi dello sport nelle marche, sino fare l'autoproduzione come lei dice, quanto incide questo nella idea della indipendenza e della stabilità economica che avete dimostrato in tutti questi anni, Presidente? Ma veda, uno che fa l'imprenditore dovrebbe in autonomia
avere la produzione, la distribuzione domestica e internazionale del prodotto che ha, perché altrimenti è difficile calibrare anche l'idea di marketing che lei deve mettere alla base della sua produzione, sia nel momento in cui crea, che è importantissimo, sia nel momento in cui realizza, perché durante la realizzazione del prodotto ci possono essere delle sorprese, proprio prenda il Covid. Quando c'è stato il Covid abbiamo visto schizzare i prezzi all'infinito. Io ho dovuto prendere e noleggiare 44 Jumbo per poter dalla Cina importare in tempi brevissimi quello che mi serviva. Io mi ricordo, non me lo dimenticherò mai, che Spalletti mi diceva: ma lei è sicuro, Presidente, che lunedì cominciamo ad allenarci e domenica facciamo la prima di campionato, ma ce l'avremo la maglia? E io dissi: non ti preoccupare, che la maglia per giocare ce l'avremo, quella per venderla ai tifosi forse un po' più tardi. E così è stato. Allora, quando uno fa l'imprenditore, veda, qui c'è il sindaco di una città dove il proprio stadio vive di una negatività perché sottostà al principio di non vendibilità. Allora, se lui riuscirà da primo cittadino, se vuole veramente bene al Napoli e a Biura la Juventus, cosa che io mi auguro, che ha già fatto in parte, ma lo dovrebbe fare veramente coram populo allo stadio, allora riuscirà a cambiare questa norma e a quel punto, se mi sarà venduto lo stadio e io potrò finalmente investirci il mio tempo e il mio denaro e quindi trasformare quella parte della città vivibile, pulsante per i 7 giorni stessi della settimana, per 24 ore al giorno, facendone un centro di attrazione totale sul piano della socializzazione proprio di chi vive su Napoli, determinate esperienze e determinate sensazioni che, come ha detto il presidente De Luca, sono sensazioni altissime e di grande sapore ecumenico. Grazie Presidente. La seguente domanda volevo farla per il dottor Leonardo Massa. Avere il marchio principale della vostra impresa in questa maglia che è rappresentativa per tanti milioni di persone, e che salto fa o che connessione ha con questa nuova era che state presentando? Grazie. Ma devo dirle, è assolutamente in linea con quelli che sono i valori della nostra azienda. Noi siamo un'azienda che ha Napoli, nell'italianità in generale, ma in modo specifico in Napoli, l'elemento di differenziazione sul mercato delle crociere a livello mondiale. Siamo partiti da Napoli 30 anni fa con 2 piccole navi, oggi siamo il 3° operatore al mondo, il 1° in Europa, ma abbiamo mantenuto sempre fermo dei punti nel nostro DNA. E il primo è certamente questo legame con Napoli e dei valori positivi che Napoli sa esprimere in termini di cultura, in termini di accoglienza, in termini di arredi delle navi, piuttosto che di cultura dell'accoglienza che noi italiani facciamo da 2000 anni. Quindi oggi essere sulla maglia di un'eccellenza di Napoli, il Napoli rappresentativo del mondo, è solo un motivo di orgoglio che amplificherà ulteriormente il messaggio. Il 3° operatore del mondo, ma noi ci troviamo sulla nave più grande del mondo. Questa è la nave più grande mai venuta a e Napoli. E anche ecosistemica particolare. Questa è la nave più, grazie per lo spot al Presidente De Laurentiis, questa è la nave più ecosostenibile al mondo per passeggero. Noi siamo su questa nave, ci sono oltre 6.500 ospiti e quasi 2.000 persone di equipaggio. Questa nave è alimentata da GLN, gas liquefatto naturale, ed è oggi per passeggero la nave meno impattante al mondo. Quindi questa è una delle strade, quella della sostenibilità, che percorriamo, e so che anche questo della sostenibilità è un tema importantissimo per il Napoli. Mi spiegava prima Massa che stanno costruendo una nuova nave che avrà addirittura delle suite da 200 metri quadri. Immaginate una suite dove solo 2 persone ci sono,
dentro 200 metri quadri. Verissimo, stiamo lanciando, costruite da Fincantieri qua in Italia, un nuovo brand del lusso, navi, il nome sarà, è Explorer Journey, saranno navi in termini dimensionali più piccole rispetto a questo, con meno ospiti e gabine per i nostri ospiti, suite per i nostri ospiti decisamente più grandi di quelle che oggi sono disponibili sul mercato crocieristico. Però tornando alla maglia, al valore di Napoli, è evidente che per un'azienda che ha fatto di Napoli delle proprie radici in Campania un elemento di differenziazione a livello mondiale, perché questo è quello che facciamo nel mondo, portiamo in giro quello che crediamo essere un po' il meglio dell'italianità, in modo particolare della Campania, beh, è un orgoglio pazzesco. Grazie. Salve, buongiorno. Allora, a Massa chiedo quali sono le coordinate economiche di questo accordo, se ci potete raccontare qualcosa in più in termini numerici. A Valentina De Laurentiis chiedo se effettivamente c'è un po' Maradona e la maglia di Maradona di quegli anni straordinari del Napoli che echeggia in queste due nuove maglie, poi vedremo quelle che verranno. E al presidente, che è sempre così conciliante, chiedo se fra le cose replicabili con questo Garcia nel quale lei si specchia felicitandosi per questa scelta c'è anche il successo del campionato che verrà come quello che si è appena concluso. Per quanto riguarda le coordinate, è un accordo pluriennale. E parte dagli 86 milioni di supporter stimati da Nielsen nel 2014 e vuole far sì che questo numero cresca il più possibile. Abbiamo già anticipato una mossa che prima il Presidente ha accennato, quella del Giappone, perché abbiamo messo da aprile una nave che regolarmente opera in Giappone, crociere per i giapponesi. Quindi stiamo lavorando in direzione del Calcio Napoli e del Presidente per far crescere a livello globale l'attrattività della destinazione Napoli e ovviamente della squadra. Crediamo che questo ovviamente rappresenti un beneficio importante anche per MSC Crociere in questo momento. Valentina? Allora, Maradona sarà sempre nei nostri cuori e sarà sempre nel nostro passato. Ora noi vediamo verso il futuro, la maglia sicuramente richiama i colori del passato, ma con un'ottica di una nuova era. Aurelio, chiudere. Ma io dico al Corriere della Sera che non si possono fare previsioni. La cosa più ignobile, visto che siamo su una nave, sarebbe quella di fare promesse da marinaio. Allora, dobbiamo vedere la fine del mercato, dobbiamo vedere i due ritiri come verranno gestiti, dovremo vedere soprattutto e anche come si rafforzeranno gli altri, dovremo vedere alla fine di agosto quale sarà il calendario UEFA per la Champions. Quindi diciamo che i condizionamenti e le variabili sono talmente tante che sarebbe più che ignobile, superficiale e stupido oggi come oggi dire lotteremo per lo scudetto come dissi l'altro anno. Certo che sarebbe stupido non farlo, certo che sarebbe stupido non essere competitivi in Europa, ma c'è sempre di mezzo un ma. Ecco perché io ho prima fatto l'appello ai tifosi di essere con me sempre e ovunque e io sarò con loro e per loro sempre e ovunque. Bene, grazie, ringraziamo tutti. Facciamo una foto, se ci portate la maglia, eccola lì. Chiedo sempre ai nostri due fotografi di venire qui, una foto opportunity di tutti e quattro con le maglie che ci sta portando velocemente, molto velocemente, subito, per favore. Un ringraziamento particolare a Tommaso Bianchini e al suo team per aver organizzato questa bella riunione. Dobbiamo mettere e far vedere. Allora, se vi alzate, vi mettete qui davanti,
ogni coppia fa vedere una maglia, qui c'è la seconda, eccoci qui. Qui c'è un Massa però, vedo un Massa, attenzione, Massa, ecco. E l'altro che cos'è? Ah, caspita, Acciardi, bene. Eccoci qua, vai. E l'altra bianca? L'altra bianca, se vuoi, la dobbiamo prendere dal manichino. Facciamo, tanto le abbiamo fatte prima con le bianche, anche addirittura con De Luca e Manfredi, quindi sono più di così. Bene. Ne fai una dal basso verso l'alto, te l'ho sempre spiegato. Perfetto, grazie.